È stato presentato presso l'Istituto Alberti il progetto HIV Sintonizzati, un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma che vuole educare i ragazzi alla salute e promuovere informazione e prevenzione su HIV e AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili. L'iniziativa è stata ideata e realizzata dal Coordinamento Romano HIV, promossa da Roma Capitale, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali della Salute e approvato dalla Commissione Speciale Politiche Sanitarie di Roma Capitale. È fondamentale arrivare ai ragazzi perché loro sono proprio nell'età in cui iniziano a sperimentare il proprio corpo e la propria relazione anche con l'altro. Quindi è importante che loro conoscano che cos'è la malattia dell'AIDS, come si contrae il virus dell'HIV, perché è semplicissimo per un giovane trovarsi di fronte a una situazione del genere. Molti dei nostri ragazzi credono che l'AIDS sia una malattia degli anni 80 e che oggi non esista più, al pari del tifo e del colera, insomma. Invece è importante che loro sappiano che ancora oggi, nel 2012, a Roma una persona ogni 5 giorni entra in contatto con il virus dell'HIV. È un progetto che è innovativo rispetto agli altri, che vede coinvolte ben 12 associazioni e cooperative presenti nel territorio, che sono formate da persone esperte dell'argomento, quindi psicologi, sociologi, medici, che vanno nelle scuole a incontrare i ragazzi, per far capire ai ragazzi che oggi ancora l'AIDS non se ne parla più, ma non è finita. Solo vi do un dato, l'anno scorso, nel 2011, nel Lazio sono state rilevate oltre 600 infezioni da HIV nuove. L'età scolastica è quella di formazione dell'identità e della sessualità e la facilità con cui si può entrare a contatto con l'HIV deve essere una consapevolezza per i ragazzi e le ragazze. Il progetto prevede un intervento di educazione, la compilazione di un questionario e la consegna di materiale informativo. Hanno aderito 37 scuole. Uno dei motivi di questi incontri è anche quello di lasciare ai giovani un questionario per avere poi delle risposte. I dati che io sono di 2-3 anni fa. Purtroppo c'è una notevole disinformazione. Pensi che il 20% dei ragazzi ancora ci dice che esiste un vaccino contro l'AIDS, cosa che non c'è. L'80% dei ragazzi quando ha rapporti sessuali non usa il profilattico, solo il 20% lo usa. Ma anche le persone che hanno dei rapporti sessuali promiscui, non parlo di questi ragazzi, in generale intervistate, non usano il preservativo. È pensabile un rapporto più continuo con le scuole, quindi che vada al di là del singolo intervento, della singola campagna, ma che attraverso i docenti riesca a fare un'informazione continua? Beh, questo progetto prevede proprio più incontri, cioè non è il seminario, i ragazzi vanno, hanno la loro lezione e finisce lì, ma sono proprio una serie di incontri con i ragazzi proprio per inserire in loro il seme della conoscenza e della consapevolezza e farlo crescere ovviamente questo seme. E il rapporto ovviamente degli esperti, delle associazioni che si occupano di questo progetto, sono 11 su tutta Roma, è proprio anche quello del rapporto con gli insegnanti. Perché l'Istituto Alberti ha deciso di aderire a questa iniziativa? Ma noi intanto la nostra scuola è aperta a tutti i progetti e a tutte le collaborazioni con le istituzioni, con gli altri istituti scolastici, perché ci sembra importantissimo che fluiscano le informazioni, fluiscano quello che noi possiamo imparare dagli altri, gli altri possono impararlo da noi e viceversa. Poi perché ci siamo fidati senz'altro del Circolo Mario Mieli, che conosciamo da moltissimi anni, sappiamo che ha un'esperienza grossa nel campo dell'HIV e dell'AIDS.